Ciao a tutti, benvenuti nel canale YouTube di Nell'Art Felice. Questo è il mio primo video, quindi sono un pochino emozionata. Ho pensato di realizzare per voi un tutorial nail art, poiché pochi giorni fa ho pubblicato la foto di questa nail art sulla pagina Facebook. Molte ragazze mi hanno fatto i complimenti, approfitto per ringraziarle e qualcuna mi ha chiesto anche il tutorial e quindi ho pensato che fosse carino iniziare così. È una nail art molto semplice, vedrete, veramente non richiede nessun tipo di abilità particolare, però l'effetto è importante. Io l'ho realizzata per un matrimonio e devo dire che ha fatto la sua bella figura. Ma adesso vi faccio vedere subito cosa serve per realizzare questa nail art. Allora, prima cosa occorre uno smalto, questo è l'Ayla Mirror Effect, è uno smalto molto particolare perché, come stesso nome suggerisce, ricrea l'effetto specchio che purtroppo adesso sulle unghie non è ben visibile, purtroppo la telecamera non riesce a far vedere effettivamente questo effetto meraviglioso. Però ovviamente credo che sia più che conosciuto, quindi non occorre di certo il mio video per farvi capire la bellezza di questo smalto. Andiamo avanti, questo è il numero 04 Titanium. Ok, poi occorrerà un top coat. Io utilizzo questo di Laila, è il Top Coat Brilliant 2. Mi trovo benissimo perché è proprio l'effetto vetro, quindi un top coat molto brillante e soprattutto è anche un po' fissativo, per fissante, diciamo così, non so. Soprattutto per i glitter comunque, riegge bene e fa benissimo il suo lavoro, insomma, credo che sia il mio top coat preferito. Ovvio che se non avete questo va benissimo qualunque tipo di top coat. Altro smalto che occorre è uno smalto glitterato. Io ho utilizzato questo della Essence. Questo appartiene alla collezione dei Topper ed è il numero 03 e lo Olo. È uno smalto molto molto carino, ma anche questa volta, ovviamente, ragazze, non serve per forza questo smalto, va benissimo qualunque altro smalto glitterato. Poi vi occorrerà una polverina per la nail art. Questa è una polverina che ho creato io, mischiando altre quattro polverine, ovvero è una polverina azzurra con un argento, un oro ed un iridescente. Ovviamente voi potete utilizzare qualunque tipo di polverina, l'importante è che comunque mantenga più o meno i toni dell'azzurro per non fare troppo distacco, più che altro, sempre se utilizzate questo smalto qui. L'ultima cosa che vi occorre è un pennellino da nail art. Questo qui è un pennellino per la realizzazione appunto di nail art con glitter. È molto molto semplice trovarlo in commercio e non so, per esempio negozi d'estetica e nei bazar, comunque non avete nessuna difficoltà. Non occorre un pennellino professionale, ragazze, veramente, anche a pochi soldi potete trovare una cosa fatta bene che comunque fa il suo lavoro. Ma adesso andiamo avanti e procediamo con la realizzazione di questa nail art. Io per una questione di comodità e praticità la eseguirò su una tip, visto che sulle mie unghie già c'è. Voi ovviamente, se la realizzate su unghie naturali, ricordate che prima di utilizzare lo smalto Mirror servirà la lucidatura delle unghie con la lima che si vende comunque insieme al Mirror, che è questa qui. È una lima molto molto carina, serve per lucidare le unghie e secondo me questa è la prima vera unica lima che veramente lucida le unghie, quindi anche se ne avete altre, vi consiglio di acquistarla ugualmente perché l'effetto dello smalto sicuramente è molto più evidenziato con questo tipo di lima anziché con altre. Quindi andiamo avanti. Messo che avete unghie naturali, utilizzate la lima. Se avete unghie ricostruite, la lima non serve. Quindi andiamo a stendere il nostro smalto. Ovviamente prima di stenderlo agitatelo un pochino. Questo smalto è molto particolare, non solo perché ha un effetto veramente incredibile, appunto, quello specchio, ma anche perché si asciuga in una maniera veramente incredibile, cioè ci mette pochissimo, mentre lo stendete praticamente è già asciutto. L'unica cosa, ragazzi, vi avverto, se non lo conoscete,
non dura come uno smalto normale, ha una composizione particolare, si sa, un po' come anche gli olografici, e quindi non ha una grandissima durata, però un trucco per farlo durare di più è sicuramente fare due passate e poi stendere un buon top coat. Mi raccomando, non stendete top coat tipo effetto gel e roba varia, perché rovinerete solo lo smalto. Serve un buon top coat lucidante e basta. Calcolate che io ho fatto questa nail art 4 giorni fa ed è ancora perfetta. Quindi, veramente, volendo si può far durare questo smalto, basta solo un po' di attenzione. Ok, come potete vedere, praticamente è già asciutto. Non ho fatto nemmeno tagli al video, veramente in tempo reale. E procediamo con la stesura del top coat. Ecco fatto, una volta steso il top coat, immediatamente, quindi senza fare asciugare, utilizziamo subito i nostri glitter. In questo modo prendete l'unghia e la mettete dentro la polverina, per metà. Poi con il nostro pennellino ci aiutiamo a coprire le parti che sono rimaste scoperte. E poi spolveriamo l'eccesso. Fatto. Molto molto semplice. Avere un effetto ancora più brillante, mettiamo i glitter. Soprattutto vi consiglio di mettere i glitter qui all'inizio, quindi proprio dove inizia la polverina. Questo per fare sì che l'effetto sia meno di distacco tra lo spazio dove c'è la polverina e dove non c'è. Perché, come vedete, così è molto netto. Poiché a me non piace estremamente netto, utilizzando questo dà un effetto tipo di sfumato. Vi faccio vedere bene come lo applico. Parto un po' da giù innanzitutto, facendo così, ok? E poi sopra faccio così, lo picchietto in maniera anche un po' disordinata. Ecco qui. Ora vi faccio vedere bene l'effetto finale. Praticamente la nail art è finita, ragazze, quindi davvero di una semplicità estrema. Probabilmente non occorreva nemmeno il tutorial, però vi ripeto, poiché è stato chiesto, mi sembrava carino iniziare così. Bene, allora vi lascio con qualche fotografia della nail art. Io vi saluto e vi ringrazio di aver visto questo video e ci vediamo presto nel prossimo. Ciao ciao!